Salve a tutti, ben ritrovati al nostro appuntamento, anche se oggi è un appuntamento un po' straordinario, perché avevamo detto di non fare il caffè del proposto durante la Settimana Santa e lasciare spazio alle catechesi di mezzogiorno, come abbiamo fatto lunedì, ieri e anche stamattina. Però è successa una cosa per cui vale la pena ritrovarsi anche brevemente, giusto il tempo di un caffettino, e per parlarvi di quello che mi è successo. Cioè, proprio ieri un'amica cara di Castiglione Fiorentino mi ha fatto recapitare, tramite un amico che abbiamo in comune e che per lavoro si deve spostare tra questi comuni, e quindi è tutto alla luce del sole, state tranquilli. Ecco, mi ha mandato questo oggetto qui, che è la ciaccia con i ciccioli, poi vi spiego che cosa è. Mentre un'altra delle nostre giovani di Anghiari mi ha portato proprio stamattina questo, che è il pan giallo, o la panina, a me piace più il nome pan giallo, anche se poi qualcuno, anche Mario, dice che ci sono insomma le differenze tra pan giallo e panina. A noi ci piace chiamarla così. E avendo al centro le uova, ovviamente siamo in tema di Pasqua, ci siamo quasi, siamo nel cuore della Settimana Santa, quindi si inizia già a parlare di Pasqua. E allora mi piace mettere con voi, parlare, mettere in confronto, però in maniera così sorridente e amichevole, la tradizione nostra tosco-umbra, possiamo chiamare, del pan giallo, e quella di Castiglione Fiorentino, un po', non so se della Val di Chiana, un po' di Arezzo, della ciaccia con i ciccioli. Tutte e due sono alimenti legati alla mattina di Pasqua, e tutti e due questi alimenti, anche se, e io dico purtroppo, li ritroviamo nelle nostre tavole anche tutto l'anno, però di per sé proprio descrivono il giorno di Pasqua. Se vogliamo essere più precisi, la mattina di Pasqua, la colazione di Pasqua, tutto ha un significato, perché poi ci sono quelli che dicono: ma io la colazione non la faccio col salato, la faccio col dolce, la mangio a pranzo, la ciaccia e l'uovo. E allora, perché tutto è legato ad una motivazione, non è che si faceva le cose tanto per fare. Poi ne riparleremo. E attingo, così leggo alcuni piccoli brani, questa volta fa sorridere fare una cosa del genere, cito me stesso. Questo è un libretto che ho scritto, ma non è un libretto, sono una serie di ricordi che ho scritto agli abitanti della Val di Chio, della Pieve di Chio, quando li ho salutati a giugno scorso, che sono venuto qui ad Anghiari per i quasi 5 anni che ho passato lì con loro. E allora avevo messo insieme un po' di ricordi sparsi, li ho un po' raccolti in questa piccola pubblicazione, tra le quali si parla anche della ciaccia di Pasqua, sottotitolo Pasqua 2016. Vi condivido anche che stamattina, rileggendo questo scritto, a tratti commuove anche, perché mi ricorda degli aspetti molto cari della mia esperienza, va bene, non molto indietro nel tempo. Io, andando a Castiglione Fiorentino, ho conosciuto, oltre tanti amici, si intende, la ciaccia con i ciccioli, che si lega con la parola Pasqua nel castiglionese. Questa preparazione della ciaccia, castiglioni, come a differenza di Anghiari, ancora molti la fanno in casa, tantissime. Perché in ogni casa a Castiglione ci deve essere la ciaccia con i ciccioli, da tutto il giorno di Pasqua, è obbligatorio. E molte donne, anche dei giovani, la fanno ancora da soli, soprattutto in campagna, dove ero io, in Val di Chio. Ad Anghiari e nelle nostre zone sono sempre meno le persone che fanno il pan giallo in casa, quindi 1-0 per Castiglione Fiorentino. La preparazione di questo alimento ha un carattere, fa sorridere, quasi sacrale, va bene?
E nelle case, ecco, la preparazione avviene proprio pochi giorni prima di Pasqua. Mi faceva sorridere questo aspetto. Io celebravo la passione del Signore alle 3 il pomeriggio, spesso magari in una giornata come oggi, che è primaverile, caldo fuori, e quindi magari alle 3 era caldo, quindi celebravo con tutte le porte aperte, e dai forni a legna intorno alla chiesa arrivava il profumo di queste ciacce con i ciccioli. Pensate, era il Venerdì Santo, giorno di digiuno, ecco, digiuno reso ancora più meritorio dal dover sopportare questo profumo che invadeva in quel caso tutta la chiesa. La ciaccia descrive, secondo me, e sono io che parlo, un significato profondo, al di là del gusto che sprigiona quando si mangia, o ai ricordi che evoca, mentre fa pensare ai parenti che un tempo la preparavano e ora non ci sono più. Un prodotto tipicamente pasquale, la ciaccia, parlo della ciaccia di Castiglioni, ha come base di preparazione il pane, ed è un pane arricchito. Arricchito da che cosa? Dai ciccioli, cioè dai pezzettini di rigatino, di pancetta, che la famiglia, quando ammazza il maiale, lo mette in là, e lo conserva, lo stagiona, una parte proprio per farci la ciaccia con i ciccioli. Quindi la preparazione, potremmo dire, inizia in un certo senso dal tempo della spezzatura del maiale, quando si mette via un pezzo di rigatino per farci la ciaccia di Pasqua. Quindi l'idea della ciaccia con i ciccioli è quella di rendere un pane, l'alimento quotidiano, ricco. Ma la stessa idea, se ci pensiamo bene, è quella del pan giallo, che è lo stesso idea del pane, ma arricchito, questa volta invece della carne, dell'uvetta e dello zafferano. In ambedue gli alimenti è presente, come le spezie, il pepe. Ma l'idea di fondo è quella che mi sono fatto io, che mi fa sempre riflettere. È quella che c'è il pane, il punto di partenza è il pane. Alimento semplice, che rappresenta l'alimento principale dell'uomo. Infatti si dice togliersi il pane di bocca di uno che si priva del necessario. E nella cultura mediterranea il pane assume la valenza di sostentamento per l'uomo, il cibo per vivere, guadagnarsi il pane, lo diciamo, no? E tutto ciò, tutta la storia che è attorno al pane è quasi sacra, la semina, la mietitura, e poi tutti i procedimenti della farina fino ad arrivare alla tavola, dove persino le briciole non si gettano, si buttano magari fuori per gli animaletti o si bruciano, ma mai si buttano via. O la pagnotta di pane che per farla lievitare meglio ci si incide una croce. Qui nel pan giallo è stata fatta proprio a forma di croce, non si mette mai girato in giù, e gli anziani dicevano per rispetto, rispetto del pane, perché del pane bisogna avere rispetto. E anche Gesù ha scelto il pane, come forma del sacramento della sua presenza in mezzo agli uomini. Ma veniamo alla Pasqua. Cosa ci mettiamo in tavola il giorno di Pasqua? Il pane. Come tutti i giorni, perché è il primo alimento che mettiamo in tavola. Ma bisogna che questo pane assuma in qualche modo i connotati della festa, perché per Pasqua è festa. Il pane dovrà essere ricco, bello e profumato. In epoche nelle quali il pane era sovente anche scuro, non c'erano le farine raffinate. Non sempre, anche se costituiva l'alimento, perché poi insieme ci si mangiava poco, però non sempre era così bello, allettante. Eppure quel giorno, quel cibo così ordinario e comune di tutti i giorni, sarebbe dovuto diventare bello, ricco, profumato. Il giorno di Pasqua era chiamato anche nelle nostre campagne, io ho in mente degli anziani che me lo dicevano. È quel giorno in cui si mangia parecchio, che è tutto dire. Allora, l'alimento ordinario, che a volte magari era anche solo l'unico della tavola,
in quel giorno diventava un alimento straordinario. Era il solito pane, ma in quel giorno quel pane era più ricco e più buono di tutti gli altri giorni. In quel giorno diventava un alimento, oggi la chiameremmo il pasto completo, pane e carne, oppure pane e uva. In ambedue c'è un po' di condito, di grasso, insomma, o di olio, insomma, che rende, oltre che rende saporito, rende una pietanza sostanziosa. E allora io qui ci metto sempre una piccola frase della Bibbia che tiro fuori dall'Apocalisse. Colui che è il vivente dell'Apocalisse a un certo punto dice: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E dà in questo senso una chiave interpretativa di che cos'è la resurrezione. Quell'evento attraverso cui Cristo fa nuove tutte le cose. Ecco che a Pasqua allora accade il miracolo. L'ordinario diventa straordinario, proprio come il pane. Ma leggiamolo questo fatto anche al contrario. Lo straordinario che diventa ordinario. Dalla Pasqua, primo giorno della nuova vita iniziata da Cristo con la risurrezione, le cose non saranno più prima, più come prima. Io faccio nuove tutte le cose. Certo, nei giorni successivi alla Pasqua si tornerà ad apprezzare e a mangiare quel pane di tutti i giorni, ma la mente e il cuore ritornerà sicuramente alla bellezza di quel giorno, non con nostalgia, ma con la consapevolezza dal quale è possibile partire dalle cose semplici per assaporare la bellezza di tutto, anche della festa. Ecco qual è in fondo il miracolo della Pasqua. Però c'è una condizione, e ora qui si entra in un ambito molto importante, che questa festa sia celebrata, e qui attingo ancora una volta alla scrittura, cioè a San Paolo, sia celebrata non con il lievito vecchio, né con il lievito di malizia o di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Ecco qual è la condizione vera e fondamentale, cioè di fondo, attraverso cui la tavola pasquale può diventare veramente bella e ricca, prima ancora della qualità e della quantità dei cibi che noi possiamo metterci sopra, conta il nostro cuore. Ma dici, ma come, sei partito dalla ciaccia con i ciccioli e dal pan giallo per arrivare al cuore? Sì, perché la tavola pasquale, che nella nostra tradizione è quella della colazione, ecco, vedete, ritorno, è quella della colazione, diventa un luogo di una fraternità rinnovata, ritrovata. Momento unico dell'anno nel quale bisogna superare per forza rancori e discordie. E al centro ci deve essere il perdono reciproco. Il pane scambiato, il pane ricco scambiato, è la concretizzazione, la materializzazione di un perdono offerto all'altro, che diventa un dono prezioso, bello e saporito. Ma è un perdono che prima ancora di donarlo deve essere ricevuto. Ecco perché non si può fare Pasqua se prima, nella nostra tradizione, se prima non ci si è confessati e comunicati. È impossibile. Puoi metterci ciacce, ciccioli, pan giallo e tutti i dolci che vuoi, ma non sarà mai Pasqua. Sarà una buffata. O al massimo sarà il ricordarsi tempi che non ci sono più, che una volta erano belli, ora non ci sono più, perché una volta c'erano i tuoi avi che non ci sono più, e finisce tutto con una grande melanconia. Ma questo non è il cristianesimo. Il cristianesimo è un'altra cosa. Prima di tutto il riconoscimento che senza il perdono di Dio, amore che fa nuove tutte le cose, non sarebbe possibile riconquistare la fraternità perduta. Certo,
le nostre tradizioni, che in questo senso un po' si perdono, rischiano di far diventare la tavola di Pasqua piuttosto goffa, a volte ridicola. Ma io devo confessare che nei miei 5 anni a Castiglion Fiorentino, la mattina di Pasqua mi sono fermato con tanta mia edificazione personale, oltre che godimento culinario, a far colazione con alcune famiglie, le quali c'era almeno tentativamente la voglia di riprovare a riconquistare uno sguardo dell'altro, rimettendosi a tavola in maniera nuova. Insomma, è Pasqua. Non è un giorno come tutti gli altri. Bisogna far Pasqua, e c'è il modo di far Pasqua. E qui ritorno all'orario. Perché la colazione? Perché per secoli, non fin dall'inizio, ma per gli ultimi 5-6 secoli, la Pasqua che avveniva, la resurrezione che avveniva al sabato mattina si andava presto in chiesa, molto presto, per far cosa? Per fare, domandatelo per favore ai vostri nonni, per fare il precetto pasquale, cioè per ricevere la comunione di Pasqua, anzi per confessarsi una volta all'anno e comunicarsi almeno a Pasqua. Gli anziani si ricorderanno questo detto. E allora si andava la mattina di Pasqua in chiesa non tanto per la messa, ma si andava soprattutto per la confessione, e a cui poi seguiva la comunione fuori della messa. E allora uno poi ritornava a casa e aveva voglia di far cosa? Di ricondividere con tutti questa festa. Tu eri trasformato, ti eri ricordato che sei cristiano, quindi salvato da Cristo, e hai voglia di far festa con tutti gli altri. Ecco perché è la colazione di Pasqua che ci interessa, più ancora che il pranzo, la colazione. Ecco perché la colazione la diventa ricca, non ci può essere il pane di tutti i giorni, ma ci deve essere il pane della festa, che, ripeto, è arricchito o con carne, in un po' il luogo, è arricchito con uvetta e zafferano dall'altro. Una variante che mi introduce poi all'elemento che ho qui davanti, che sono le uova, l'uovo segno della Pasqua perché segno della vita. Una variante della ciaccia con i ciccioli me la raccontò la Natalina di Santo Stefano, che veniva sempre alla messa con l'ape. Lei era solita realizzare con la stessa pasta della ciaccia una sorta di gallina, e all'interno vi sistemava un uovo intero, va bene, una gallina e dentro c'era l'uovo, e l'uovo si sarebbe cotto assieme alla pasta del forno, e quella lei la chiamava la chioccia di Pasqua, e me la portava sempre, una chioccia di Pasqua. Mi incuriosì ancora di più, perché già riflettevo su questo fatto della ciaccia, ma con questa chioccia mi misi in più a riflettere, e ancora una volta ho scoperto che la sapienza dei vecchi è davvero profonda, prova saputa leggere tra le righe. L'uovo, eccolo, che raffigura la vita, eccolo, è come nascosto in questa chioccia di Pasqua, dentro l'impasto della quotidianità. Come si fa a scoprire la vita vera dentro la routine di ogni giorno? E queste sono le domande importanti della Pasqua. E come si fa? Ecco a cosa serve la festa. Per i cristiani la festa non è che serve alla divinità, non è che a Cristo gli interessa se noi bisogna andare a far Pasqua, ma serve all'uomo per recuperare la sua vera dimensione umana e quindi recuperare la vita. Ecco perché per Pasqua si mangia il pane ricco e si mangia l'uovo. È tutto legato questo. Quindi non è solo un ricordo annuale e bisogna fare così e perché si è sempre fatto così. Riprendiamo il senso di questa umanità ormai redenta, nuova. L'uovo, abbiamo detto, simbolo della vita. Allora mi divertivo, come mi diverto tuttora con i miei chierichetti, gli chiedo sempre: ma come fa la vita a nascere dall'uovo? E loro, che quando avevo i chierichetti durante l'Acqua Santa,
mi rispondevano sempre, ormai avevano imparato. Rompendo il guscio, no, esce fuori, certo. E da sempre il cristiano ha visto nel guscio dell'uovo quel macigno rotolato all'ingresso del sepolcro, l'ostacolo per la vita, che è necessario rompere. Ma è Cristo che rompe e scardina quel masso davanti al sepolcro e fa sì che la vita trabocchi anche per noi. Allo stesso modo il pulcino che nasce dall'uovo è come il segno di una vita che rompe quello schema, rompe una cappa che ti tiene prigioniero, la vita che vince la morte. Ecco perché l'uovo è segno della vita e per Pasqua si fa l'uovo. Allora regalate voi l'uovo di Pasqua. Regalare l'uovo di Pasqua significa augurare vita a una persona. Pensate un po' quanto i nostri anziani, chi è venuto prima di noi, magari a volte poco consapevolmente, però viveva, ecco, di questa certezza. Ecco perché per me personalmente è molto importante e ci tengo tanto alla tradizione della Pasqua, sia che si possa fare come ad Anghiari, col pan giallo fatto in casa, ripeto, zafferano che lo rende giallo e quindi che lo rende prezioso, perché sappiamo che lo zafferano costa, ce n'è pochissimo, però per Pasqua viene da dire non si bada a spese. C'è l'uvetta che gli dà quel senso di dolce, che lo riempie. C'è il pepe che gli dà un certo sapore. Oppure che come a Castiglion Fiorentino possa essere la ciaccia con i ciccioli, il pane così ricco, diventa un alimento che soddisfa in tutto, c'è già il pane e il companatico insieme, e il tutto accompagnato dall'uovo, segno della vita che è stata ricevuta, che mi è stata data. Cari amici, non posso invitarvi purtroppo a far colazione di Pasqua in casa mia, quest'anno che ognuno dovrà farla in casa sua da soli, e quindi ci è chiesto una ulteriore sforzo affinché, se non possiamo vivere una fraternità contigua, perché non ci troviamo a mensa con gli altri, se non proprio con gli stessi coabitanti di una casa, perché la colazione di Pasqua spesso radunava le famiglie vicine, sempre ci sono quei parenti che per tradizione andavano a far colazione da quel parente lì o da quel parente là, e già, e anche questo non è banale. Ricordiamoci cosa c'è scritto nelle prescrizioni dell'Esodo, una famiglia che non potrà mangiare da sola la Pasqua, chiama le famiglie vicine. Tutte le nostre tradizioni sono impermeate di ciò che c'è scritto nella Bibbia e di cristianità. Però stiamo attenti a non le perdere. Ma no, a perdere non vuol dire, devo fare il pan giallo o la ciaccia, l'ho fatta, sono al posto. No. Si parte dal recuperare la confessione e la comunione pasquale. Quest'anno sarà un pochino più complicato, ma il problema è recuperarla noi, questa verità qui. Allora, tornando a casa, dopo aver fatto Pasqua veramente, cioè con la confessione, con la comunione, allora sarà possibile godere di una fraternità che passa in maniera materiale, proprio materiale, tramite gli elementi della tavola. Perché l'uomo si realizza, ma non tanto mangiando, che quello serve per nutrirsi, però questo lo fanno anche gli animali, ma nella tavola, nella elaborazione del cibo, passa la creatività che rende bella la nostra fraternità, il nostro essere fratelli, cioè il nostro volersi bene e il nostro amore, e quindi realizzare ciò che Dio ci ha chiesto di essere. Cari amici, grazie di aver condiviso con me il tempo di un caffè e aver chiacchierato così con la ciaccia con i ciccioli di Castiglioni. Ringrazio i castiglionesi che me l'hanno fatta, hanno trovato il modo di farmela arrivare, e ringrazio anche la nostra amica di Tavernelle che mi ha mandato questo pan giallo fatto ieri sera da sé. Vi auguro di vivere un buon trido pasquale e a presto risentirsi. Buon pomeriggio!